Campus! Ciao ragazzi, io sono Stefano Loghi 97. Oggi vi parlerò di cosa ne penso del trailer del nuovo anime che uscirà quest'anno di Lamu, Urusei Yatsura nella versione originale. Lamu, o Urusei Yatsura nella versione originale, è senza dubbio una delle prime opere di successo della principessa dei manga Rumiko Takahashi, ma in questo video non ne parlo dell'opera, che ci ho fatto un video che ve lo lascio in descrizione, ma bensì del trailer del nuovo anime che uscirà quest'anno. Andiamo ad analizzare questo nuovo anime di Lamu. Il nuovo anime di Lamu verrà prodotto dalla David Production, lo stesso studio che ha fatto le serie anime di JoJo e di Fire Force, e il numero di puntate sarà di circa 50, di cui non si sa di quante puntate sarà prodotto dal nuovo anime. Per la scelta dei doppiatori, nel ruolo di Lamu è stata scelta Suemira Uesaga, doppiatrice di Nagatoro, che per me è anche un'ottima scelta, dato che sia Nagatoro e sia Lamu hanno un punto in comune: tormentare i propri fidanzatini. Invece, nel ruolo di Ataru è stato scelto Hiroshi Kamiya. Del trailer non si è visto granché, soltanto il nuovo design della protagonista e di lei che si gira dietro. Ma, guardando attentamente i capelli del nuovo design di Lamu, ci accorgiamo che è molto fedele all'opera originale, dato che nel manga i colori dei capelli di Lamu erano esattamente uguali. Che invece nell'anime dell'81 i colori di Lamu erano di color verde, motivo perché gli animatori, per non che si impazzivano per i colori della protagonista, l'hanno preferito di concepirla così. Buono anche la scelta di mettere a circa 50 puntate la nuova serie anime, dato che nell'anime originale dell'81 dello studio Perro e poi successivamente studio Din erano circa 196 puntate, che in realtà erano 218, dato che fino all'episodio 44 suddiviva in episodio, Eiakech, episodio. In più, poteva anche diventare stancante proseguire. Finale di discorso, il nuovo anime di Lamu, da quello che si è visto poco nel trailer, specialmente la scelta dei capelli di Lamu, potrebbe anche essere meglio dell'anime originale dell'81, ma vedremo poi. E fin qui ho detto di cosa ne penso del trailer del nuovo anime di Lamu. Lasciate un bel like se vi è piaciuto il video, inoltre nella mia pagina Instagram cliccate su segui, inoltre in descrizione non solo troverete il link per entrare nel mio gruppo Telegram, troverete anche il link del mio canale Twitch. Ci vediamo ad un prossimo video dal vostro Stefano 97. Ciao!